detto, mi accingo a dare il mio resoconto. Allora, la vacanza è stata veramente bella, la Croazia è bella, merita, c'è un bel mare, i costi, la gente accogliente e cordiale, però ci ha stupito un po' questa disorganizzazione diffusa che loro hanno e sinceramente non me l'aspettavo da un paese come la Croazia, che, nel quale il turismo fa una buona parte importante delle entrate del paese. Allora, riassumendo, è tutto molto bello, si mangia bene, i paesaggi sono magnifici, il mare è splendido, ovviamente essendoci sassi risulta molto pulito. L'unica cosa, ripeto, è questa disorganizzazione. Se fosse stato un viaggio stanziale, nel senso che si va in un posto, si rimane lì e si fa le escursioncine da lì, ok, tranquillo, tutto a posto. Se però ti devi muovere con i mezzi, come abbiamo scelto di fare per mantenere il nostro stile, diventa un po' più complicato. I ritardi sono abissali, perché un viaggio che in teoria dovrebbe durare 4 ore ne ha durate 6 o 7 e mezzo, e bisogna dire che la nostra nana è stata bravissima. Ultima cosa, ribadendo che la Croazia è veramente molto bella e merita, e che ci ritorneremo quando la Sofia sarà un po' più grande, accertate quando prenotate in Croazia un albergo piuttosto che una casa, comunque un alloggio, e volete andare al mare, che sia a non più di 200 metri, perché altrimenti vi troverete come noi a fare su e giù da casa scalando l'Everest, perché c'era una salita così per arrivare dalla spiaggia a casa nostra, e farla tutti i giorni su e giù col passeggino diventa veramente dura. Con questo, amici, io vi saluto, vi abbraccio tutti, illustra questa meraviglia di panorama che abbiamo dietro, alle prossime, ciao!